Partito. Ragazzi, da questa lezione iniziamo a studiare come funziona la mente umana, come è strutturata. In questa lezione inizieremo a capire che molti dei processi, dei meccanismi, di cose che chiamiamo sentimenti o sensazioni, non sono niente di strano, di metafisico, di qualcosa di incomprensibile, niente di esterno alla materia di cui siamo fatti, ma che dipendono da delle strutture del nostro cervello e da alcuni meccanismi del nostro cervello che però noi non conosciamo. Andiamo meglio con questa aspetta. Ok, preferisco così. Da alcuni meccanismi del nostro cervello che noi non conosciamo. Da questa lezione inizierete a capire davvero perché le persone si comportano in alcuni modi. Alcune azioni che vi sembreranno magari irrazionali, senza motivo, in realtà dipendono da dei meccanismi che le persone stesse ignorano quando li applicano, ma che voi inizierete a studiare e potrete comprendere davvero le pulsioni delle persone. Per spiegarvi quanto, per farvi capire quanto è importante conoscere questi meccanismi, vi ho preso una scena di Matrix, una scena più o meno verso l'inizio, dove in pratica al protagonista viene chiesto se vuole conoscere, continuare a conoscere i meccanismi del mondo reale, il vero mondo dominato dalle macchine, oppure se vuole continuare a vivere nell'illusione che viene costruita da queste macchine e dalla matrice, da questo mega computer a cui la sua mente viene collegata. No, aspetta che la devi cliccare con... Okay, l'ho lanciato allora. Vai, clicca. Aspetta, fammi togliere il... Vabbè. Thank you.
azzurra. Fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la terra del bianco miglio. Ti sto offrendo solo la verità. Inizia la svolta per comprendere le persone. Inizierete ad acquisire un modo diverso per vedere le persone e per giudicare le loro azioni. Fate la vostra scelta. Perché tanto, mi sembra giusto? E se volete uscire in un momento di questo. Allora, come ci eravamo lasciati l'altra volta? La nostra mente ha una parte di cui non ci rendiamo conto che ci porta a dei comportamenti istintivi che si sono selezionati durante l'evoluzione e che oggi ormai sono dei comportamenti stupidi. Abbiamo visto quello dell'altra volta nel caso della bellezza, reputiamo bello ciò che ci aiuta ad inserirci all'interno di un gruppo, ma essendo questo un comportamento istintivo spesso non riusciamo a renderci conto fino a che punto vale la pena assecondarlo e fino a che punto no. Perché viene da un punto della nostra mente, la parte più antica della mente umana, quella animale, istintiva, che non si chiede quanto valga la pena di fare qualcosa. Non ragiona questa parte, o perlomeno ragiona come un animale. Abbiamo anche visto come attaccare direttamente questa parte porta a una risposta esagerata da parte di quest'ultima. E ci eravamo lasciati in questo modo. In questa lezione andremo a vedere come è composta questa parte del nostro cervello che chiameremo inconscio da questo punto in poi. Inconscio vuol dire che non è cosciente, di cui non abbiamo consapevolezza. Tutta la mente umana è composta di tre parti. L'io è cosciente, è quello che siete voi. E poi ci sono due parti inconsce che si chiamano superio e l'ultima si chiama S. Che cosa sono queste due parti? L'S è la versione animalesca della nostra mente, la sede degli istinti. L'altra volta abbiamo detto che l'inconscio era questo. Non è solo questo. Nell'inconscio c'è anche un'altra parte, una parte ipermorale del nostro essere, una parte che rispetta le regole che gli sono state insegnate quando era bambina. Abbiamo quindi una parte della mente che si è formata nella nostra educazione tra i 3 e i 4 anni che ci fa sentire in colpa quando violiamo una regola. Il conflitto tra queste due parti si può capire già da questo punto. Una è animalesca, l'altra è legale. Quindi un istinto che c'è in questa parte non andrà mai d'accordo con la legge insegnata da questa. Il problema è se è uno. Ogni desiderio che nasce qui deve passare attraverso il controllo del superio, che deve dire se questo desiderio è giusto o non è giusto. E solo se è giusto raggiunge la coscienza. Ora, potreste pensare che questo disegno qui sia esagerato, che la parte cosciente della nostra mente sia troppo piccola. In realtà è esagerato nell'altro senso. L'io, nella maggior parte delle persone, viene schiacciato dalle altre due, soprattutto da quest'ultima, la parte morale. Guardate, la mente cosciente è come la punta dell'iceberg, è un decimo di tutta la mente. Nella mente cosciente abbiamo ragionamento logico, pensiero volontario, azioni volontarie, quello che siete voi, pensiero, azione. La parte inconscia è responsabile delle azioni volontarie, di quei lapsus, mentre parlate vi esce una parola anziché un'altra, è colpa sua. Memoria inconscia: se subite un brutto trauma da bambini,
Quando siete adulti, la memoria tenderà a dimenticarlo. In realtà non lo dimentica, lo sposta in questa porzione qui. Emozioni, creatività, fantasia, soprattutto i sogni. I sogni sono il modo di manifestarsi più cosciente di questa parte qui. I sogni avvengono quando la parte cosciente è addormentata e l'unica che non dorme mai è questa parte incosciente. Quindi le uniche cose che noi vediamo durante il sonno sono i pensieri che ci sono qui dentro, nella parte inconscia. Ragazzi, il sogno è un buon metodo per capire la parte inconscia della nostra mente. Ragazzi, una cosa, per essere chiaro, non sto parlando di cose astratte, di deduzioni o di teorie. L'inconscio e la coscienza sono state anatomicamente ritrovate all'interno del cervello, distribuite in aree diverse. Quindi esatto, esistono chiaramente queste due aree. E tutti i processi dell'inconscio, emozioni, creatività, sogni, non sono processi casuali, ma sono dei processi che avvengono secondo delle precise regole, processi razionali, come quelli della mente conscia, solamente che noi non ce ne accorgiamo. E guardate questi due, istinti e impulsi. È ovvio, sono incoscienti. L'istinto, per esempio, di far parte di un gruppo, a livello cosciente non ce l'abbiamo. Abbiamo però il senso del bello. Quindi, di questi istinti, noi possiamo capire solamente una spiegazione cosciente che noi riusciamo a darci, ma ora capirete meglio. Che cosa gestisce l'inconscio, quindi? Cose della vita quotidiana, la rabbia, la necessità di accettazione sociale, di conseguenza la necessità di scavalcare gli altri. È una cosa di cui molti di voi si saranno resi conto, l'attrazione sessuale, è inconscia. In realtà ne diventiamo consci a un certo punto, ma nasce nella parte più istintiva della nostra mente, quella che pensa come un animale, che quindi deve mangiare, dormire e riprodursi. Se finora abbiamo visto quindi quali sono tutte quelle azioni mentali che nascono dall'ess, non ci siamo ancora chiesti quali sono quelle azioni di preciso che nascono dal superio. Vi ho detto che dal superio nascono tutte quelle necessità di rispettare un certo principio morale, tipo rispettare una certa legge. In realtà il superio non è proprio questo. È la parte ipermorale del nostro essere, cioè quella parte eccessivamente severa. Perché nasce il superio? Il superio nasce come una gabbia fatta per confinare l'inconscio al fine di non far vedere il nostro inconscio alle altre persone che formano la società. Perché se le altre persone vedessero quello che abbiamo nel nostro inconscio, sempre a livello non cosciente avviene questo processo, se le altre persone vedessero quello che abbiamo nel nostro inconscio, penserebbero molto male di noi. E noi non vogliamo questo. Per questa ragione si crea una parte sempre inconscia della mente che è ipermorale e castiga in un certo senso l'ess, bloccando tutto quello che dall'ess sta uscendo, in modo che gli altri non lo possano vedere. Il problema per la nostra mente non è tanto il non voler fare delle azioni sbagliate. Il vero problema è evitare che gli altri se ne accorgano. Ecco perché neanche il superio è da intendere come una parte buona della nostra mente, è pur sempre un inconscio, e l'inconscio non è razionale, agisce in maniera anch'essa animalesca, in un altro senso, ma comunque in una maniera animalesca. Da dove nasce il superio? La nascita del superio avviene attorno all'età dei 3-4 anni e si protrae per la maggior parte dell'infanzia. A volte la crescita del superio continua anche nell'adolescenza. Fatto sta che 4 principalmente sono i fattori che influenzano la nascita del superio. Il primo e forse il più rilevante è l'educazione dei genitori. Le regole imposte dai genitori non vengono accettate razionalmente dal nostro cervello, anche perché quando iniziano a imporcele siamo ancora troppo piccoli. Quindi vengono assunte come dei dogmi. Per questa ragione vanno a formare una parte del nostro inconscio che appunto non dominiamo. Se le regole ci fossero spiegate,
noi riusciremmo a comprenderle con la sola parte cosciente, ma siccome le regole ci vengono imposte, si genera una parte della nostra mente inconscia che rispetta obbligatoriamente quelle regole. Altra componente è la compagnia che si frequenta. Anche qui vengono imposti dei dogmi da rispettare senza chiedersi il perché. Ogni volta che si impone una regola che si deve rispettare senza spiegarne la ragione, la nostra mente, soprattutto nelle prime fasi di crescita, quindi nell'infanzia, tende non tanto a capire perché deve rispettare quella regola, ma a rispettarla e basta, secondo uno schema che con l'abitudine diventa inconscio. L'educazione religiosa anche contribuisce alla nascita del superio, soprattutto perché nella formazione religiosa spesso si spiega erroneamente ai bambini solo cosa non si deve fare, non il perché non bisogna farlo. Questo è un difetto anche a volte dell'educazione dei primi anni di vita, che avviene negli asili e nelle scuole elementari. Infatti è sbagliato spiegare a un bambino che non deve fare qualcosa senza dirgli il perché non deve farlo. Ogni volta quindi che una norma viene imposta e la nostra mente cosciente non ne capisce il perché, si costruisce una parte di superio che in seguito sarà molto deleteria per il nostro essere. Funziona la nostra mente in una situazione realistica, diciamo. S superiore io. Ci ho messo una lampadina qui per ricordarvi che l'io è l'unica parte cosciente della nostra mente. Ora, la maggior parte dei desideri, tipo voglio mangiare oppure voglio una macchina, la maggior parte dei desideri nascono in questa parte qui, quella istintiva. Però nascono diversi tipi di desideri, desideri socialmente accettabili e desideri socialmente inaccettabili. Voglio una macchina, voglio una caramella, è un desiderio accettabile. Voglio ammazzare una persona, è un desiderio inaccettabile per capirci. Ma l'inconscio che gestisce gli impulsi e quindi anche la volontà di primeggiare sugli altri può farci arrivare a questo desiderio. Cosa succede però? C'è questa parte qui, il superio, la parte morale della nostra mente, che fa passare i desideri socialmente accettabili e blocca quelli animaleschi. E fin qui può sembrare che il superio sia un santo. In realtà no, se il superio non ci fosse le cose sarebbero molto più semplici. Perché che cosa succede? Quando un desiderio inaccettabile non riesce ad arrivare alla nostra coscienza, comincia a ronzare come un rumore di fondo e cerca di passare. Ovviamente non può passare perché la nostra moralità non ci può permettere di prendere coscienza di una cosa del genere. Ci turberebbe sapere che, per esempio, vogliamo uccidere, vogliamo rubare. In realtà non dobbiamo spaventarci di queste cose perché dobbiamo pensare che questi desideri vengono tutti da una porzione del nostro essere che era animalesca. Era fatta per sopravvivere nelle campagne, nei boschi. Quindi di moralità non sa nulla. Il problema però è quando queste idee che noi respingiamo nell'inconscio cominciano a diventare troppe. Più queste idee battono, più l'io inizia a preoccuparsi. Allora che cosa fa? Rafforza il superio, aumenta il nostro senso morale. Ad esempio, l'esempio di voler uccidere una persona, o anzi di voler rubare, è più semplice. Io inconsciamente voglio rubare. Non mi rendo conto che voglio farlo, però per tenere lontana al massimo da me quell'idea, mi metto a fare campagne pubblicitarie contro i ladri. In questo modo penso che la cosa si fermerà. In realtà no. Ho solamente spinto più in profondità un mucchio di idee che continuano a battere. Le preoccupazioni a questo punto diventano così tante perché capiamo che c'è qualcosa che non va, ma non capiamo cos'è. La nostra intera vita a questo punto si trasforma in un cercare di sfuggire a queste idee. Quindi, a un certo punto, smettiamo quasi di essere coscienti. La nostra vita non si riduce più a vivere, ma a evitare questi pensieri.
Prendete i pazzi, per esempio. La loro intera vita si è ridotta a un evitare i pensieri che li rendono appunto pazzi. Si provocano addirittura delle allucinazioni pur di non accettare di non essere riusciti a livello sociale. Questo è il meccanismo con cui nasce la pazzia. L'altra volta Ines mi ha chiesto se si può rimediare a questo e io ho risposto fino a un certo punto. Come si fa? Si deve agire a livello del superiore. Una persona che di solito è lo psicanalista, ma tutti in teoria possiamo arrivare a capire il metodo di agire, specialmente se si tratta di una persona amica. E si deve far notare a questa persona che il suo senso morale si è sviluppato troppo, che sta vivendo in un mondo che non è reale, che sta combattendo per spingere delle idee da qualche parte. Questa è la parte più difficile. Però se la persona accetta che ci sono delle idee nella sua mente di cui non si rende conto, allora è fatto il 90% del lavoro, perché questa persona analizzerà queste idee, si renderà conto magari di voler rubare, però capirà che non sono idee sue ma della sua parte animale. E una volta capito questo, quelle idee non sembrano più malvagie, perché tanto sa che non sono delle idee che lui ha preso volontariamente, ma sono semplicemente degli istinti. Ragazzi, una volta che si prende coscienza di questi istinti, praticamente si guarisce, perché la nostra vita ritorna a essere normale, non ci sono più idee che ci turbano. Ragazzi, dice un filosofo, Nietzsche, che è stata la base su cui si è, la base di Freud, che poi sviluppa tutta l'analisi psicologica, che non ci sono pensieri che disturbano la nostra mente, pensieri ad esempio che noi ritiamo schifosi, o pensieri che la nostra mente disprezza, o perlomeno l'unico tipo di pensiero che la nostra mente disprezza è l'idea che alcuni pensieri ci vengano attribuiti, ad esempio come l'idea di rubare. Per come è fatta la nostra mente, non viene disprezzata, non disturba la nostra mente, non diciamo, oh mio Dio, rubare. No, quello che ci preoccupa davvero è l'idea che gli altri ci possano attribuire il fatto che noi stiamo pensando, che stiamo desiderando di rubare. Nel momento in cui però noi capiamo che il desiderio di rubare, di possedere delle cose senza lavoro, senza fatica, quell'istinto naturale che hanno tutti, perché è un istinto che parte dall'ess, dalla parte naturale, dalla parte animalesca, però sappiamo che in realtà avere questi pensieri, avere questo desiderio, non è niente di anormale. E non c'è più bisogno del filtro del superiore. Questi pensieri, il desiderio di rubare, possono essere bocciati, però a livello cosciente. Ad esempio, se io rubo, ci sono una serie di motivi, scusate, per in prigione, non è giusto nei confronti dell'altro a cui rubo. Però questa serie di motivi devono essere bocciati. Questo desiderio di rubare deve essere eliminato a livello dell'io, a livello della coscienza. Non dobbiamo mai permettere che deve essere il superiore, il nostro elemento morale, a filtrare ed eliminare lui in modo non cosciente questi desideri. Per spiegarvi un po' meglio questo meccanismo, vi ho portato un esempio di una storia realmente accaduta. Credo che sia avvenuta negli anni 80 più o meno. C'è una ragazza, va alle medie, una ragazza che prende bellissimi voti e che, come tutte le ragazze della sua età, decide di voler primeggiare a livello sociale. Alcune si fanno belle, altre studiano, sono modi diversi per primeggiare a livello sociale. Lei sceglie di intraprendere la via dello studio e quindi tutti voti alti, 10, 10, 10. Tant'è che la famiglia, essendo figlia unica di una famiglia con pochi bambini, lei è in un certo senso la pupilla di tutto il nucleo familiare. Tutta la famiglia le sta appresso e pensa che sia un genio. È l'orgoglio della famiglia, no? Poi la ragazza va al liceo e i voti non sono bellissimi. Allora, la famiglia che le sta attorno inizia a ricredersi un po', inizia a dire: ma allora non è geniale come avevamo pensato. Quindi il suo sogno di voler primeggiare è sfumato. Ma la sua mente cosciente non può accettare questa cosa, perché accettare questo vorrebbe dire perdere l'intera vita. Allora deve trovare una scusa per cui lei non riesce a andare bene a scuola. Capita che la famiglia, che è una famiglia molto antica, bigotta,
inizi a porre l'idea che questa ragazza è indemoniata. Appena la ragazza sente questo, il suo super io, che non può accettare l'idea di essere una perdente, inizia a generare l'idea che lei è davvero indemoniata. Quindi questa ragazza inizia a comportarsi come un'indemoniata. Questa ragazza quindi inizia a parlare in lingue strane, inizia a fare degli scatti d'ira, inizia a sbavare, proprio come fanno gli indemoniati. In realtà lei non era indemoniata, in realtà lei si stava semplicemente giustificando perché non riusciva, e diceva che non riusciva ad andare bene a scuola perché era indemoniata. Lei non riusciva perché non aveva le capacità, ma ammettere di essere indemoniata era molto più semplice per lei che ammettere di essere incapace. Quindi ha preferito questa strada. Dopo un po' ha iniziato a mollare la scuola, perché non poteva più andarci visti questi scatti che faceva. E allora, non solo aveva abbandonato la scuola e continuava con questa recita qui, ma la famiglia iniziava a preoccuparsi davvero tanto, tant'è che andavano a cercare di fare esorcismi dei preti, esorcisti più famosi d'Italia, insomma. Ed era diventato un problema per la famiglia. Allora voi direte, perché se tanto non ci andava più a scuola era necessario continuare questa cosa? Perché lei non aveva mica coscienza di questo. Lei sapeva che poteva vivere tranquilla fin quando fingeva di essere indemoniata. È sbagliato dire sapeva che poteva vivere tranquilla. Inconsciamente lo sapeva. Consciamente lei credeva di essere indemoniata. Consciamente, ragazzi, la colpa era solo scaricata dalle sue scarse capacità, quindi con problema suo, a l'indemoniazione. Colpa di Satana, il demone, che mi impedisce di studiare. E non è colpa sua, questo era la sua conoscenza, il suo conscio, si ridava a questo. Non è colpa mia di prendere la Satana. Non è che non voleva, aspetta, non è che lui non voleva, è il suo inconscio, è il suo superiore che gli impediva di fargli accettare l'idea di non essere bravo a scuola. Ragazzi, l'idea di non essere adatti a qualcosa è terribile. Fateci caso, quanto facilmente riuscite ad accettare l'idea di non essere bravi a fare qualcosa? Se ci fate caso, solitamente al massimo è: io non sono bravo a fare questo perché. Nessuno di voi, quando un altro gli chiede sei bravo a farlo, risponde semplicemente no. Ad esempio, sei bravo a correre? No, perché mi sono rotto un piede anni fa e non ce la faccio. O non mi piace lo sport. O non mi piace lo sport perché preferisco studiare. Non c'era bisogno di dare una spiegazione. Noi diamo sempre una spiegazione quando siamo incapaci di fare qualcosa. Perché è più semplice buttare la colpa su qualcos'altro che sulle nostre scarse capacità. La non accettazione delle nostre scarse capacità ci può portare alla pazzia. La storia si è risolta quando Antonio viene a conoscenza di questa ragazza per motivi medici. Iniziando a discutere con la ragazza, ha capito che da che cosa dipendeva tutto questo suo essere indemoniata. Ha iniziato a indirizzare la ragazza a delle attività in cui poteva eccellere, per esempio la pittura. La ragazza era abbastanza brava a dipingere, quindi Antonio l'ha spinta a dipingere sempre meglio. In questo modo la sua mente è tornata a potersi vantare di qualcosa, il saper dipingere. E a questo punto non era più necessario far vedere di essere indemoniata, perché tanto era riuscita a fare qualcosa nella vita e qualcosa in cui era anche bravo. Per questa ragione, piano piano le sue crisi di indemoniamento sono smesse, e non per causa degli esorcismi, ma semplicemente perché aveva trovato un motivo di rivalsa nella vita. Sì. Quindi la pazzia avviene perché c'è un desiderio che non riusciamo a avverare e cerchiamo di buttare la colpa su qualcos'altro di solito. Cerchiamo di depistare l'attenzione. Il problema è che i nostri problemi non si risolvono depistando l'attenzione, si risolvono accettando l'idea di non essere capace a fare qualcosa e prendendo una decisione nei confronti di questa. Capire se davvero non è importante saper giocare a pallone, oppure se è ora di metterci a imparare a giocare a pallone. Esatto. Però ragazzi, i problemi e le funzioni del S devono essere sempre risolti dalla parte cosciente della mente. Nel momento in cui fate risolvere i vostri desideri animali,
alla vostra parte incosciente delle regole, il super io, lì state generando una necrosi, una malattia mentale. Ovviamente non tutti arrivano a quei livelli, perché nelle persone normali, guardate che cosa succede quando si presenta questo meccanismo. Stesso schema di prima, no? Si generano desideri possibili e desideri immorali. I desideri morali passano facilmente, però nelle persone più normali, diciamo, più bilanciate, che cosa succede? Di quei desideri immorali si genera una sorta di copia morale, però questi ritornano comunque indietro. Cosa vuol dire questo? Vi faccio un esempio. Se io dovessi innamorarmi di una ragazza per il suo aspetto fisico, però non volessi pensare che mi sto innamorando di una ragazza per il suo aspetto fisico perché il mio superiore sa che una cosa del genere è sbagliata, mi innamorerò comunque di quella ragazza, ma mi convincerò che lo sto facendo perché mi piace la sua psicologia, perché mi piace come ragiona, anche se è una stupida. A me basta ammettere a me stesso l'idea che mi piace, non per il suo aspetto fisico, ma per la sua psicologia, anche se poi in realtà è una papera. Oppure, una donna che indossa i tacchi. Una donna indossa i tacchi e li indossa, benché il suo superiore sappia che ci sia qualcosa di sbagliato nel farlo, comunque di non necessario. Desiderio di inserirsi socialmente, esatto, di attrarre gli altri individui di stesso opposto. Allora lei non si giustifica i tacchi dicendo voglio attrarre gli altri individui di stesso opposto, ma se li giustifica dicendo a me piacciono. Il problema è che questo genere di idee, queste copie positive di idee che di base sono immorali, non reggono mai, sono delle illusioni, dei castelli di carta. Perché vedete, basta poco per smontare queste scuse che noi ci creiamo. Per esempio, nel mio caso si può dire, ma vedi che quello è un imbecille. Nel caso dei tacchi si può dire, no, non credo che tu ti metta perché ti piacciono, perché altrimenti li terresti anche in casa e appena puoi tu te li togli. Sono tutte idee che sono facili da smontare. Il problema è però queste idee sono comode. Perché? Perché se noi accettiamo in parte delle idee immorali, quelle che ritornano nella parte incosciente, è vero, batteranno contro il superiore, ma in maniera molto più debole, perché vi ricordo che in parte le abbiamo accettate. Questa non è una persona sana, ragazzi, si avvicina a essere più sana rispetto a quella di prima, però non è ancora il caso top. La persona che tutti noi dovremmo cercare di diventare è una persona che non ha bisogno del superiore e ogni desiderio immorale lo analizza a livello cosciente e decide se vale la pena o no. Far compiere al superiore una scelta che al posto nostro equivale a vivere facendo decidere le nostre cose agli altri. Non è bello, è ovvio che impazzisci se vivi facendo decidere quello che vuoi fare agli altri. Per spiegarvi un po' meglio questa idea delle copie buone delle idee immorali, vi porto un esempio accaduto realmente. Una donna di 40 anni. Questo non è media. No, una donna di 40 anni amava tanto indossare i tacchi. Lei ovviamente non poteva ammettere a se stessa che lo faceva per attrarre individui di sesso opposto e quindi scalare socialmente, perché era sposata. Il suo superiore non le permetteva di accettare l'idea di voler attrarre altri uomini, perché il suo superiore sapeva che era sbagliato. Quindi si giustificava dicendo mi piacciono, mi piace perché mi danno armonia, mi danno una bellezza metafisica, mi piace perché mi rendono più armoniosa, ma insomma non sapeva neppure lei che cosa volesse dire questo armoniosa. Ecco, quest'idea è il genere di scuse che la mente cosciente inventa per accettare in parte dei desideri immorali. Se non che arrivano due ragazzi fighissimi che una sera le spiegano che il suo vero desiderio era quello di attirare altri individui in modo da poter salire a livello sociale. Questa donna non poteva assolutamente accettare l'idea dal momento che era sposata e il suo superiore non faceva minimamente passare quest'idea. Però era stata scoperta
la sua volontà era davvero questa. Voleva veramente salire a livello sociale. Non poteva accettarlo. Allora aveva bisogno di distruggere la causa di questo pensiero. In realtà lei è la causa di questo pensiero, ma coscientemente è difficile dire io sono un imbecille, è molto più semplice dire chi mi ha fatto pensare a questo è un imbecille. Quindi questa donna si arrabbia di una rabbia incosciente e inizia a urlare, a trasformarsi veramente in una donna dall'apparenza di bestia. Comunque riuscirono a dare un'idea di quello che volevano dire. Quindi ragazzi, capite come non basti accettare la parte buona dei nostri desideri inconsci, bisogna accettarli tutti, perché se non l'accettate completamente un desiderio, rimarrà sempre nell'inconscio e nel momento in cui qualcuno vi farà notare che quel desiderio è ancora lì, diventerete come i pazzi, inizierete a comportarvi in una maniera spropositata. Come si fa a capire se un'idea che abbiamo in mente, nella nostra parte cosciente, è veramente tutta l'idea che abbiamo o solamente la parte buona? Esiste un metodo, inventato da Freud alla fine dell'Ottocento, che si chiama metodo delle libere associazioni. Su cosa si basa? Ogni idea è inevitabilmente connessa a qualcun altro. Se noi ci mettiamo stesi sul letto e iniziamo a pensare a quell'idea senza voler arrivare per forza a una certa conclusione, ci verranno in mente tante piccole idee che sono connesse a questa e risalendo la catena potremo arrivare all'origine dei nostri desideri, fino ad arrivare addirittura a poter guardare dentro l'inconscio, che è una parte che noi normalmente non percepiamo della nostra mente. Ma facendo una scalata all'indietro dei nostri desideri, possiamo riuscire a capire che cosa vuole la nostra parte incosciente e possiamo riuscire quasi a decifrare una parte della nostra mente che normalmente non comprendiamo. Su cosa si basa il metodo delle associazioni libere? Ce lo spiega Francesco. Il metodo delle associazioni libere consiste praticamente nel prendersi e annotare o ricordare tutti i pensieri che ci vengono in mente, così rilassarsi, mettersi ad esempio sul letto distesi e vedere quali pensieri vengono in mente senza doverci riflettere su ad esempio casa, albero, famiglia, mare, estate. Così io sto studiando, ho poca voglia di studiare, non capisco però perché, ad esempio, ecco, a me capita che quando studio mi viene fame, mi viene un sacco di fame ogni volta che devo studiare, prima di studiare mi viene fame eppure ho mangiato, insomma, non dovrei avere questa necessità. E stando sul letto inizio a pensare e mi accorgo che in realtà tutta la catena di pensieri liberi parte da studio, scuola, io che studio sotto la finestra, sole, luce, luce, caldo, caldo, mare, sole, mi accorgo che i pensieri convergono verso l'estate. L'estate si smette di studiare, fine degli studi. In realtà questa mia fame è un modo per distrarmi, per non farmi studiare, farmi andare a mangiare invece di studiare. E in questo modo, attraverso le libere associazioni, si può riuscire a interpretare e intuire alcuni dei meccanismi che il nostro cervello applica, alcuni dei meccanismi dell'inconscio. Vi faccio un esempio. Riporta Freud un caso, un evento, anzi. Secondo voi il caso esiste? Facciamo questa premessa. Per voi il caso esiste? Le cose accadono perché... Voi provate a dire un computer, immaginate di dover programmare un computer. Dammi un numero a caso. Il computer come fa a dare un numero a caso? Come potrebbe generare un numero a caso? In realtà i computer hanno la funzione di darmi un numero a caso, ma su cosa si basa? Si basa solo su eventi difficilmente prevedibili, ad esempio la temperatura del processore, il numero di giri al secondo in un determinato tempo dell'hard disk. Si basa su dei dati che lui misura, ma un computer non può dare un numero a caso, solo dei numeri che noi non riusciamo a prevedere. Se io gli dico dammi un numero a caso, certo non posso sapere quanti giri mi sta facendo in quel secondo l'hard disk, ad esempio l'operazione del numero di giri diviso la temperatura della CPU più il numero di schede che tu hai aperto al momento, un calcolo complesso non prevedibile. Ma il caso non esiste. E Freud riporta questo evento. Chiede a un paziente, me, un certo player, dammi un numero a caso, così, tiriamolo fuori. 426.718. Questo paziente crede di aver dato un numero a caso, delle cifre così, senza motivo, senza senso.
Poi Freud lo fa distendere sul letto, lo fa rilassare, e gli chiede di iniziare ad applicare la tecnica delle libere associazioni. Pensa a tutto quello che ti viene in mente, così senza preoccuparti, senza cercare di avere un fine da raggiungere, quello che ti passa per la testa. La prima cosa che gli viene in mente è il detto, dato che era uno psicanalista, che se curerai una malattia da un dottore durerà 42 giorni, se la curi da solo 6 settimane. Capito? Il gioco di parole sono allo stesso tempo, per far capire che i dottori ci incontrano. Lui stava da un dottore, da uno psicanalista, costa anche parecchio, e gli è venuto in mente questo detto. Guardate un po', 42, sì, è una coincidenza il fatto che lui disse sul lettino sia la prima cosa che gli è venuta in mente. Poi gli viene in mente il fatto che 6 settimane, ogni settimana è formata da 7 giorni. Poi si va avanti con queste libere associazioni, una serie di altri pensieri, non concatenati, cose che non hanno senso, non si riesce a risalire. Allora Freud mi fa notare che nella sequenza di numeri che ha dato ci sono tutti i numeri, tranne il 3 e il 5, tutti i numeri da 1 a 8, tranne il 3 e il 5, e gli chiede: se tu parti dal pensiero di 3 e 5 che mancano, inizi a pensare a cosa ti viene in mente. Uno di questi pensieri è la famiglia. In famiglia sono 7 figli, 6 fratelli, sì, ragazzi, molto tempo fa, 6 fratelli più lui, 6 fratelli più lui, 7. E guarda caso, in ordine di età, il terzo e il quinto figlio hanno pessimi rapporti con la famiglia, in particolare con lui. Ci sono gravi problemi familiari e non si parla più da un sacco di tempo con il terzo e il quinto figlio. Per questa ragione gli esclusi dal suo 3 e 5, e poi 1 e 8. Continua con la tecnica delle libere associazioni sulla famiglia. E lui si accorge che sa che ha un sentimento di sofferenza per il fatto che il figlio minore è più piccolo, quello che la famiglia non ha mai considerato. E si accorge attraverso queste libere associazioni che lui ha sempre desiderato un altro fratello, in modo che in famiglia fossero in 8. Essendo in 8, lui non sarebbe stato più il figlio più piccolo, ma ce ne sarebbe stato uno ancora più piccolo. Attraverso questo processo apparentemente irrazionale, senza motivo, siamo risaliti al modo in cui lui ha dato questo numero casuale. Quando il medico gli ha detto dammi un numero casuale, nella sua mente c'erano tutti questi pensieri qui: la famiglia, il detto sul dottore, pensieri inconsci, ovviamente. Esatto, c'erano una serie di pensieri inconsci. Quello che è venuto fuori è stato 426.718. In realtà questo numero non viene dal nulla, viene da questa serie di pensieri di cui abbiamo appena parlato. Lui, dopo, stendendosi sul lettino, ha ripercorso all'indietro e si è reso conto di quello che stava pensando quando ha detto il numero, capendo quindi da dove veniva ogni cifra di un numero a 6 cifre, che non è come dire dal numero 3, cioè sono 6 cifre, quindi... Ragazzi, le libere associazioni sono un meccanismo importantissimo. Spesso ci capita di dimenticare delle cose. Tipo, io vado in una stanza e mi fermo, aspetta, che sono venuto a fare? Vi è mai capitato? Sì. Ok. Ma sapete che questa è colpa del superio e delle libere associazioni? Ci sono ad esempio alcuni pensieri che voi volete rimuovere, alcune cose tipo un brutto voto in matematica. Per esempio, state facendo i compiti e dovete andare a prendere nello studio la calcolatrice. Il vostro superio cerca di non farvi pensare al brutto voto che avete preso in matematica, perché è una cosa difficile da accettare. Cerca di filtrarlo e di non farvene essere coscienti. L'io si è dimenticato di questo brutto voto, che in realtà passa solamente nella memoria inconscia, non viene dimenticato. Però, se voi andate a prendere la calcolatrice, a causa delle libere associazioni che il cervello fa in continuazione, calcolatrice, numeri, calcoli, matematica, compito a scuola, lui si sarebbe ricordato, sarebbe riaffiorato nella sua coscienza, il brutto voto che ha preso a scuola. Allora il superiore cosa fa? Fa dimenticare alla persona perfino che doveva prendere la calcolatrice, per evitare che lui, tramite le libere associazioni, possa ricordarsi del brutto voto. E c'è un libro di Freud, Psicopatologia della vita quotidiana, in cui lui cita parecchi casi personali in cui si dimentica delle cose, tipo il nome di una persona. Lui si separa dalla folla, dalle persone in cui sta, si siede, si mette tranquillo, inizia a fare una libera associazione sulla persona di cui si doveva ricordare il nome.
e pian piano riesce a risalire al motivo per cui lui aveva dimenticato quel nome. Per esempio, quel nome è lo stesso di un elemento della famiglia con cui ho litigato. Quindi, ragazzi, questi meccanismi influenzano la nostra vita molto più di quanto pensiamo, solamente che ignorandoli noi crediamo che siano fenomeni casuali, per sbaglio dimenticavo cosa stavo andando a fare in una stanza. Eppure, insomma, ho deciso 5 secondi fa di andare in quella stanza. Com'è possibile che io così velocemente me ne dimentichi? E ragazzi, potete anche capire come tutta questa serie di rimozioni che vengono fatte per non turbarci, in realtà ci turbano ancora più di quello che non dovrebbero. Quindi, state attenti, fate essere filtro della vostra mente, non una parte incosciente, cioè il superiore, ma la vostra stessa coscienza. Le persone che riescono a fare questo sono pochissime, sono così poche che si contano sulla punta delle dita, forse, perché già è difficile accettare quello che vediamo dentro. Poi è ancora più difficile riuscire a dominare se stessi alla luce di questo, anche perché potresti anche illudervi di essere riusciti a dominarvi, ma potrebbe benissimo essere un'illusione che il vostro superiore genera per non farvi scavare ancora più a fondo nella vostra mente. Quindi ragazzi, dovete stare attenti. Un esercizio che dovete fare è, io lo faccio spesso, ogni volta, ogni sera, quando mi metto a letto, cerco di ripensare a tutto quello che ho fatto nella giornata, a valutare in modo critico, cosciente, le azioni che ho fatto in risposta agli stimoli che ho avuto, le persone con cui ho parlato, e ogni sera cerco di riflettere su che cosa, quali meccanismi posso aver applicato in modo inconscio, in quale momento il mio inconscio mi ha dominato. Pian piano, scoprendo l'inconscio, noi andiamo a rompere questo muro, la barriera dell'inconscio. Diciamo, guarda che su questo blocco ti ho scoperto, e lui non riuscirà più a bloccare quell'istinto che viene dall'ES e che da quel momento verrà gestito solamente dal conscio. Ecco, quindi, ma quando l'hai fatto, non la fai più, se io una cosa in realtà è un meccanismo un po' più complesso, quello rientra anche tra gli istinti. E deve essere una questione razionale, non deve essere che io l'istinto non devo più colpire il banco, anzi, ecco qui la differenza. Se tu puoi fare questo meccanismo all'istinto, io ad esempio do un colpo sul banco e mi faccio molto male, sanguino ad esempio, il mio superiore inizierà a filtrarlo e io rischio di avere una bancofobia, potrei avere paura dei banchi. Se io invece faccio questa operazione con il coscio, sbatto il pugno contro il banco, mi faccio male, dico aspetta, mi sono fatto male, il banco non è niente di particolare, una tavola rettangolare, devo essere solo io intelligente a non sbattere più il pugno. Posso continuare a utilizzare il banco normalmente, senza però averne paura, senza limiti. Quindi ragazzi, potete capire come si passa non più dall'avere una parte inconscia, la parte inconscia ce l'avrete sempre, ma sapendo come funziona potete evitare che questa vi renda infelici. E potreste arrivare a fare delle cose che pochi umani riescono a fare. Il film Matrix, per esempio, prosegue più o meno su questa linea di pensiero, dando un esempio di quello che un uomo può, di quello che un uomo può fare dopo che si è liberato dalla prigione dell'inconscio. Ovviamente, ragazzi, è una metafora, non può essere una metafora, non può fare questo. Signora, non è un primo. Dai, fallo. Togli la. Ok, ragazzi, adesso...
era un sogno, sì. Questa è una cosa che anche se sogni e che è ciò che è successo, ad esempio. Ciao.